fine Ritz, la mezza canna lascia pizza, centri rubati mangio pizza, negli affratti della città 100.000 watt, il poster cizza, la parete mezza gricia, la maglietta della... La presentazione del mixtape è stata la serata che tutti i gruppi vorrebbero fare almeno una volta nella vita. Io ero tra il pubblico e ho respirato un solo amore che Roma vi ha dato. Cosa avete provato a vedere lo strike pieno di gente tutta lì per voi? Allora, dico, io appena... prima di salire sul palco, quando stavamo nel backstage, stavamo io e lui così, a un certo punto arriva un amico nostro e ci fa: oh, ma l'hai vista la rete dall'altra parte? E io gli dico: no, non l'ho vista la rete, ho detto, ancora non sono uscito, perché comunque, cioè, non voglio capire. Sì, ovviamente eravamo super isolati, super concentrati. Sì, stavamo dietro comunque. Non volevamo vedere niente, no? Praticamente invece ho fatto capolino con la testa così per capire cosa stava succedendo, e ho visto una marea di gente dal di là della rete e dicevo: non è possibile, cioè, nel senso, comunque no, è assurdo, è allucinante. Sì. Devo dire che è stata veramente un'esperienza pazzesca. È stato sia il frutto di 3 anni di lavoro con i 3 mixtape, no? Sì, quindi è stata la consacrazione, cioè, non so come dire. Cioè. Sia l'aiuto di un sacco di artisti che sono venuti da tutta Italia, che comunque si trattava di un vero e proprio festival, no? Da Rocco Hunt giù, fino ai Green su, passando per i Golfi. Quindi quando c'è tutta questa mobilitazione, Roma risponde sempre bene, più il compleanno di strike, questo dobbiamo tagliare atto pure a loro, che è stata una grande unione che ha portato a un super risultato, ma veramente senza parole siamo rimasti. Devo dire, la serata c'era una libertà. Ancora oggi c'è il brivido. Certo, perché eravamo tutti 2000 persone. No, esatto, per le doga proprio. Di corsa faccio ogni cosa come se fosse la mia ultima volta. Sono cerotti nel cranio, tagli sopra il sipario. Sta vita è corta, faccio tutto e dopo scompaio. Sta vita è corta. Nei 3 volumi di PC Mixtape troviamo il meglio della scena italiana. In tutti e 3 volumi sono stati presenti sia il Turco che Suarez. Chi troveremo invece nel disco ufficiale? La cosa certa è che ovviamente si tratterà di un lavoro con molte meno collaborazioni. Esatto. Diciamo che i featuring saranno proprio ridotti veramente all'osso. E c'è un lavoro più personale fra me e lui. Sì. Sarà un gioco di parole fra me e lui, sarà un botta e risposta, sarà più una cosa così. E se ci dovranno essere dei featuring, dovranno essere comunque... Sì, si tratterà di magari di un paio di pezzi, massimo veramente. Due scelte, ma niente di... Esatto. Pazzesco, e non riveliamo niente, anche questo, perché anche non lo sappiamo. Questo anche per differenziare il discorso del mixtape, nel senso, si è discusso molto, no? Sul fatto che, siccome il barricone mixtape ha le basi originali, allora sarebbe uno street album. Ecco, anche in America, vorrei chiarire, vengono fatti i mixtape anche con le basi originali. Esatto. Quindi è una concezione di come ci si approccia al lavoro. Il mixtape viene fatto random, scrivendo i pezzi in un attimo, e l'album viene concepito in un tempo più lungo e ragionando su un concept molto più profondo. Tutto qua. Alzami in cuffia, spacco da prima di faccia libro, in faccia rido, il beat di vito infastidito, ho partorito un altro libro. Le produzioni saranno tutte affidate ad Arne, o troveremo qualche beatmaker con cui ancora non avete mai collaborato? Sicuramente l'85%, se non il 90% del lavoro sarà dedicato a Arne come componente principale di Barracuda, perché essendo il disco ufficiale dei Barracuda, esatto. È proprio... Se poi avremo delle proposte stravalide, di quelle che proprio non puoi rinunciare, che puoi fare di testa così, ovviamente non ti tiri indietro. Poi vai a completare un po' anche il suono, no? Qualsiasi album comunque, anche mio fratello stesso, che salutiamo, è uno che ci tiene poi a coinvolgere il beatmaker, come dire, in più per andare a completare. Esatto, no? Certo. Un sogno musicale ce l'hanno tutti, il vostro qual è? Per me, a livello personale, una cosa che ho sempre pensato che mi piacerebbe realizzare è quella di riuscire a rappare con tutti gli strumentisti, musicisti, chitarristi, sassofonisti, batteristi, anche dal vivo, come poi fece, no, per primo Lil Cool J tantissimi anni fa. Però ecco, la mia massima ambizione a livello musicale sarebbe quello di avere, diciamo, dietro, già sono fortunato ad avere grandi beatmaker, no, ma riuscire a realizzare proprio qualcosa, non dico a livello d'orchestra, ma quasi, ecco, nel senso, riuscire ad avere veramente dei musicisti dietro e fare musica, diciamo, a 360 gradi. Il Marciano invece? Oltre poi a New York, che è un pallino fisso, nel senso, l'arrivo a New York dopo poi... Cioè, guarda, quello che ti devo dire io, la cosa proprio la cambierei per comodità, perché è la cosa che mi viene meglio fare, cioè mi viene come respirare o come bere l'acqua, cioè fare le rime la mattina, svegliarmi, scrivere così, ovviamente sostentare la mia vita con questo, non ville, cose, Lamborghini o cazzi vari, gioielli senza senso e cose inutili, però almeno...
come si dice, il giusto dovuto, esatto, l'affetto e il frigorifero pieno, magari c'è per far mangiare tuo figlio, cioè il basta, quello che basta per vivere. A volte c'è questo concetto sbagliato per cui siccome non lavori con la major a te non te va le campacce quelle. No, cioè va benissimo, solo che noi facciamo siamo avvelenati. Molto complicato però. Arriviamo a parlare di quello che si può considerare il perno della nascita di Barracuda. Sto parlando di Jordi Beat. Ci parlate un po' di lui e di quanto ha influito su di voi come singoli rapper e come gruppo. Allora, io conosco Jordi Beat, ho conosciuto Jordi Beat al liceo. Era mio compagno di liceo, dal primo liceo, quindi c'è proprio amici storici. E praticamente abitavamo nella stessa via, nella stessa via, quindi prendevamo sempre lo stesso autobus e tutti i giorni stavamo sempre insieme. E le prime stronzate insieme, le prime cazzate insieme, tutto quello che si fa insieme all'inizio. Poi, essendo pure vicini di casa, ci vedevamo spesso. La passione per l'hip hop lui all'inizio non ce l'aveva, c'era un ragazzo comunque di periferia così, ed è una passione che posso considerare di avergli tramandato io, perché comunque gliel'ho passata, ascoltava con mio fratello, si veniva a casa, ascoltava rap così ed è andato fuori di testa. Io e lui poi abbiamo avuto un percorso musicale di musica elettronica dove abbiamo fatto delle produzioni di musica elettronica e poi lui si è cominciato a dedicare invece alle produzioni hip hop facendo dei lavori con Cicoria e con altra gente. Il Jordi ci ha fatto conoscere fondamentalmente, cioè la cosa che Jordi praticamente un giorno mi chiamò e mi disse: guarda, so sto ragazzo si chiama Matteo che sta registrando a me, che spacca davvero così, avrei piacere che collaborasse. Praticamente noi siamo conosciuti, abbiamo cominciato a collaborare come fossimo fratelli, come siamo partiti con live, poi è andata via, però diciamo che in qualche modo all'inizio facciamo questa cosa dei live incrociati. Il progetto Barracuda è diventato una sorta di, tra virgolette, realizzazione diciamo di una cosa, di un'intuizione di Giordano. Cioè, io sono convinto che lui è contento. Anche un sacco di persone che si sono ritrovate intorno a poi, come succede spesso, è dipeso anche da quello, no? E non a caso oggi per dite siamo qua con un ragazzo che ci accompagna, David, che era un carissimo amico suo. Insomma, sono tutte cose che tornano e che comunque danno un sacco di forza, dico io, e soprattutto una sorta di, tra virgolette, missione, nel senso sì, che... ci ha dato un obiettivo, ci siamo dati, tra virgolette, il compito comunque di mantenere in alto sto nome, di portarlo dove meritava e meriterà. Cioè è quasi sacrale per noi, non so come dire, è una roba che va al di fuori proprio. Il vero motivo che sta alla base del progetto Barracuda, insomma. Passerà sto momento in cui non riesco a farti stare bene, ma stare insieme a volte brucia come cherosene. Partendo da questa frase si vede che il tema amore da voi viene trattato in modo molto sentito. Ciao è una canzone ricca di pathos. Quanto della vostra vita c'è in ogni vostra canzone? Tantissimo, proprio tantissimo, più del 100% forse, anzi, cioè nelle canzoni magari rispecchio di più la verità che nella vita reale, cioè mi viene più facile, cioè, troppo. Quindi cioè, ti dico, proprio ciao è la canzone, è proprio l'espressione dell'amore più intensa che ho potuto dare, cioè anche perché comunque amo una persona, sono innamorato di una persona, lui è innamorato di una persona, cioè non siamo... Anzi, mandiamo un saluto così. Un saluto alle ragazze a casa. Ma piani, Sì, una cifra. No, e poi è pure il discorso che poi, cioè, si può fare un pezzo che parla, diciamo, d'amore, però può essere un pezzo rap al 100%. Esatto, senza essere smielati troppo, mettere cose tipo autotune o cose che comunque deve essere... Senza sconfinare in risa, diciamo, mettiamola così. Esattamente. Vattene è un pezzo che è nato quando suo fratello Arne viveva in Olanda, ad Harlem, ed è uscito anche il video con il feat del grande Mazzito. Nel BC3 troviamo la versione Reloaded con Danno e Marciano. Come si è evoluto questo pezzo e come è stato lavorare con i Holder? L'idea di base era quella un pochettino di completare quello che era stato, diciamo, Vattene, il primo pezzo, diciamo, l'originale, no? Il featuring mio con Marito. E il caso voleva che c'era BC3, diciamo, in preparazione e insomma, come tutti sanno, la nostra intenzione era quella un po' di completare la trilogia, no? Inserendo tutti gli artisti che comunque rispettiamo di più e con i quali anche siamo cresciuti, diciamo, sia a livello di ascoltare sia a livello artistico con cui abbiamo collaborato. Quindi nel terzo volume abbiamo trovato, diciamo, questa soluzione che era perfetta per tutti e quattro. Andrei senza schedatura, dice vattene, ma ho tante cose care qua, dice statene, al tuo posto non ce so sta. Avete featuring da Jake La Furia ad Avan, da Rock Hunt ai Green.
da Clementina a Noi Snatchos, e potrei continuare per ore a nominarli tutti. Qual è secondo voi l'MC che ha dato di più nei vostri lavori? Non è una domanda a cui ti posso rispondere. Super difficile come domanda. Posso dire una cosa forse? Come continuità, come valore dei pezzi, io penso che Suarez sia, oltre che un membro praticamente onorario di Barracuda FM, un artista che è riuscito a dare il 100%, ovviamente anche tutti gli altri, ma lui secondo me in particolare ha cacciato su Barracuda FM volume 1, volume 2 e volume 3, tre pezzi. Sul 3, che quando li fa dal vivo, qualsiasi locale, qualsiasi posto, veramente casca giù per terra. Questo anche perché con mio fratello si è creata una bella sinergia. Però ecco, mi sento di spendere due parole su di lui, perché secondo me al di là di tutti gli altri lui è veramente tirato fuori il meglio di sé, capito? Veramente al top. Io non sarei, non saprei rispondere, forse no, forse è stato un fit super importante. Sì, secondo me è stato, per me a livello personale è stato un fit importante, però come canzone, cioè nel senso come intensità della canzone. Però non è una domanda a cui ti potrei rispondere specificamente. Ce ne sono tanti, una, no? C'è una, c'è, dai, cioè, perché l'accatone... ogni pezzo ha una storia, ogni pezzo ha un racconto. C'è quindi ci sono un sacco di pezzi che comunque sono stati importantissimi. Esatto. Però allo stesso tempo, se andiamo a vedere, cioè, il contributo che ogni artista dà è sempre, no, diverso in base alle sue potenzialità. Quindi poi siamo stati fortunati, nel senso che un sacco di fit hanno sempre dato il top. Quindi è proprio difficile da rispondere. I favori, i posti di lavoro, le raccomandazioni, quelle sì, si comprano eppure a buon mercato. Partendo da questa frase contenuta nel libretto di Rack Presento, quanto con il vostro rap volete smuovere qualcosa dentro le persone? Parecchio. Tantissimo. Parecchio. Il massimo, sì. Il massimo che si può. Diciamo che è il motivo proprio, cioè il modo in cui scriviamo. È sempre relazionato a cercare di comunicare qualcosa di preciso che lasci un messaggio serio e comprensibile ai pischelli, senza prendere in giro la gente su realtà che non esistono o finti personaggismi da due lire che alla gente non servono. La gente ha bisogno di essere stimolata su quello che pure lei vive tutti i giorni. Quindi da persone normali interpretiamo i problemi, e sicuro un sacco di gente che ci scrive e ci dice: io la depressione o determinate situazioni l'ho affrontata anche attraverso la forza che dai ricordi che mi danno. Quello è il motivo per cui uno fa questa cosa. Stessa cosa. Fine. Stessa cosa. Fine. Possiamo andare un bacio a tutta la gente che ci segue, tutti, a tutti i bici schierati in giro per l'Italia. Dagli forte, vi volemo bene, vi vediamo a tutti i messaggi, cose che postate, tutto quello che ci arriva. Grazie mille per la Valle di Cudonio e tutta la gente che supporta sta roba. One love, dagli forte Calenzano 2014. Bici sulle dita su un iPad, farei di tutto per andare via d'acqua.